Siamo con l'onorevole Janaro. Il farmacista ha avuto una grande evoluzione in questi 2 anni di pandemia, anche grazie al sostegno della politica. Sì, sicuramente la politica ha sostenuto perché ha riconosciuto, non ha fatto altro che riconoscere una importanza e un aspetto fondamentale della professione del farmacista che era riconosciuto già dai secoli e che per un breve periodo di tempo purtroppo non aveva in qualche modo assecondato quelle che sono invece le competenze, le enorme professionalità, il senso di vicinanza al territorio. La vera protagonista della sanità territoriale è la farmacia e il farmacista, perché è l'antenna in grado di avvertire prima di tutte le esigenze del cittadino e di rispondere in maniera adeguata. E quindi per il futuro adesso che cosa bisogna fare? Per il futuro bisogna semplicemente aumentare la consapevolezza della importanza del ruolo del farmacista e della farmacia dei servizi, intesa in un senso di completamento di quello che è l'offerta sanitaria, che sia sempre più vicina al cittadino. Quindi io trovo assolutamente inconcepibile che la dispensazione di farmaci cronici in un paese che ha una popolazione anziana purtroppo in continua crescita debba avvenire soltanto ed esclusivamente ad esempio all'interno degli ospedali, laddove che costa moltissimo al cittadino anche in termini di compliance, laddove invece c'è una forza della farmacia che è la capillarità e la vicinanza proprio al domicilio, che è uno degli obiettivi della riforma che stiamo approvando sulla sanità territoriale. Come sta accadendo appunto con gli antivirali? Assolutamente, come sta accadendo col Paxlovid, che è un farmaco per il Covid di grande efficacia e che giustamente, potendo essere distribuito perché somministrabile anche a domicilio, è giusto e fondamentale che la rapidità della disponibilità del farmaco fondamentale per l'efficacia terapeutica sia distribuita all'interno delle farmacie.